me get right to it. I think I speak for the entire team at the Jordan Brand when I say that we believe in your talent. Obviously, that is why we are involved with you. But I don't think anybody thought you would blow up like this. So look, I know it wasn't that long ago that we agreed on a previous deal. But if you keep going at the rate that you're going, we want to get you in your own shoe relatively soon. Hold up. My own shoe? Yeah. Your very own Jordan Brand shoe. One of a select few athletes with that privilege. Yeah, yeah. Oh, yeah. I'd say, excuse me, sorry. You could. Can I put my jersey number in the corner of the shoe? Sure, yeah. Man, the DJ ones and twos. Hey, remix. I love when they do this. All right. It's so good. Yeah, we can discuss a name later, but just know, we want to give you tons of exposure. We are talking a huge step here. We will go all out with an ad campaign. Hold up. Is she talking? Commercials? Yeah. If you keep balling out the way you have been, we'll film a commercial. We'll cut it for the web, for television. There will be billboards, print ads. Your face will be everywhere. Right, in your own neighborhood even. And there will be a Foot Locker tie-in spot. Foot Locker! I mean, and of course we will put you on a new deal, if you agree. Hey, I mean, you know. And we're talking, you mean your per game compensation will go up by a whole lot. I mean, a whole lot. We're talking real money here. It will be worth more than your current NBA contract. I saw that. Yeah. Mm-hmm. Bro. Sorry, he gets really excited. Freaking right, I'm excited. Listen. I'm so happy. Listen, we're excited. We are happy, too. It's not definite yet, but you just keep going the way you're going. Wow, grandi amici del tubo, bentrovati qui su carissimi ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Siamo qui oggi con un nuovo episodio del Road to 99. Come avete visto dal video che c'è stato prima della intro, abbiamo avuto un primo colloquio con la Jordan per le nostre scarpe personalizzate. Potete vedere, tra l'altro, che ho il filtro di Instagram incorporato oggi, quindi bene. A parte questo, una cosa molto importante, perché non vedo l'ora di avere le mie scarpe personalizzate, è una cosa figa ogni anno. L'anno scorso non le ho avute perché credo mi si fosse bugato il contratto con la Nike, quindi quest'anno dobbiamo assolutamente averle e non manca tanto. Siamo qui nel nostro neighborhood con un sacco di gente, ormai si vede sempre più gente che a livello 90, ovviamente con l'andare del gioco tutti, un po' tutti tendono ad arrivarci. Sto correndo dal barbiere perché dobbiamo andare dal barbiere con il buon Shemmy. Forse troveremo qualche giocatore NBA, non lo so, vedremo. Comunque, l'altra cosa che forse vi ha attirato ad aprire questo video, non so come si chiamerà, ovviamente non lo decido prima, potete vedere che abbiamo vinto intanto il giocatore della settimana NBA, due volte il giocatore del rookie del mese, ovviamente, e quello che volevo farvi vedere è siamo sesti nei lunghi della Western Conference nelle qualificazioni per lo Star Game, votazioni, come volete chiamarle, e siamo lì con Karl-Anthony Towns. Adesso in teoria dovrebbero andarci 6 esterni e 6 lunghi, da quello che ho capito io, quindi dovremmo essere nell'ultimo spot disponibile davanti a Blake Griffin, che era infortunato. Le cifre parlano da sole: 22-15 di media con 3 assist e 2 stoppate, per voler proprio così arrotondare. Oggi andremo a giocare con i Miami Heat, come potete vedere lì, l'ho tenuta perché è una sfida importante contro Whiteside. Prima andiamo dal barbiere, quindi probabilmente ci chiameranno allo Star Game, non lo so. Sono apparse anche qualche cazzi, magari ve la metterò adesso così a vanvera mentre parlo, leggete i sottotitoli se volete, ma è stata un'intervista in cui ci hanno chiesto cosa ne pensiamo se praticamente potremmo essere già nella stagione da rookie allo Star Game, che comunque è una cosa che non tutti fanno. Vi ricordo, ci sono già stati più di qualcuno, mi pare Blake Griffin, LeBron, mi pare forse, insomma, vabbè, adesso non fatemi fare figuracce che non mi ricordo i nomi, ma non è una cosa che non ha fatto mai nessuno. Però è una cosa importante che non succede tanto spesso, e quindi abbiamo risposto che bla bla bla, l'onore è sempre quelle, ccc.
Torniamo dal barbiere e andiamoci a parlare. Vediamo chi troviamo, se troviamo qualcuno. Sono confuso perché non c'era... Scusatemi. Mi sta prendendo per il culo 2K? Che problemi ci sono? Ma raga, ma non c'è Shammy. Ma allora che me... Mamma mia, se mi dovete far incazzare, oh. Boh, vabbè, dai. Non ci voglio neanche pensare. Voglio giocare le partite adesso. Vediamo se ho l'80%. Va bene, ce lo teniamo in questo episodio. Ah, abbiamo raggiunto il 1 milione di follower. Potete vedere, guardate qui. 1.019.000. Bene, mi fa piacere. Però adesso basta con le domande. Andiamo a giocare la partita con gli Heat. Ci siamo, signori. Amway America, no, Amway è quella di Orlando, American Airlines Arena, siamo in trasferta, non abbiamo ancora la possibilità di cambiare le divise, non vinciamo la palla 2, hanno un record molto negativo, ma sarà una partita molto dura, anche perché se cominciamo subito a incastrarci sui miei compagni e a far schiacciate a Westside non andiamo da nessuna parte. È una partita che ci può dare il 50% di nuovo per l'ennesima volta in questa stagione, è comunque importante perché, ripeto, Sacramento Kings, non San Antonio Spurs, ecco, che ci assomiglia come nome ma non c'entrano niente. Bomba di Buddy Hield, che è caldissimo devo dire in queste ultime partite, e subito contro il sorpasso e altra dormita, bene raga. La partenza non è esattamente entusiasmante, 11-3 dopo la bomba di Draghi, tra l'altro giochiamo contro uno dei protetti del Trevor, ovvero Dion Waiters, di cui ha anche la maglia. Basta perdere palloni, Cristo santo, Cristo. Dai, 13-3, non ho neanche potuto toccare la palla in attacco, perché questi non fanno altro che palleggiarla in mano agli altri. Oh! Dai, dovrebbe essere una partita importante. Bogdanovic, aggiro tu cazzo, eh? Sì, vabbè, sì, dai, vabbè, ho già capito come deve andare oggi. Oh, un passaggio mi avete fatto, ho fatto canestro, guarda caso. Primi due in entrata per noi, un po' inusuali, devo dire. 15-5. Prendila, Matt. Bravo, non sbagliare. Mannaggia, potevi anche schiacciare. Ci stava forse anche il fallo. Primo rimbalzo offensivo di serata, quarto punto per noi. L'abbiamo un attimo rimessa a posto, ma siamo già sotto di 6 comunque. Dai, McGruder. Per l'amor di Dio, non ho idea di chi tu sia. Levati di torno, per cortesia. Esatto, datemi sta palla. Possiamo anche attaccarlo dal palleggio, secondo me, se magari si levassero gli altri, in qualche maniera, in una maniera o nell'altra, non so come abbiamo fatto a non perderla. 6 punti per noi, 7 per il resto della squadra, 21 però per gli Heat. Bella palla! Sono andati in alto qua. Chi era quello sotto? Olini, che ci ha provato circa a stoppare, non è proprio un post, però, gliel'abbiamo stampata in the face. Ultimi secondi del primo quarto, c'è Paddy Mills. Sì, Paddy Mills è agli Heat al momento. No, Whiteside, così non me la fai. 19-24. Abbiamo leggermente ridotto le distanze e limitato i danni. Guarda lì che schiacciatina. Siamo in panchina per questo inizio di secondo quarto, 26-34. Vabbè, c'è da rifare un po' di rimonta, ma perlomeno non siamo sotto in doppia cifra di svantaggio, anche se loro hanno la palla, quindi potrebbe arrivare un meno 10 adesso. Sì, vabbè. Se Olinik mi marca, veramente allora possiamo chiudere questo canale, serie e qualsiasi altra cosa. Guarda come continuiamo a dormire. James Johnson, stiamo facendo sembrare fortissimo. Continuano a darmi a me la palla in transizione. E allora fiondiamoci dentro, signori. Ecco, lo sapevo. Perché ho fatto sta monata? Sì, anche il tiretto della media. You can see me, Metropello. Meno 4-12 per noi. Bello lì così. Finché non torna a Whiteside, proprio andiamo alla grande. No, non si passa. Aspettami, Diero. Va bene. Ok, se sbagli prendo io. Bello, palleggio sto tiro. Meno 4, un primo tempo da, mi pare, addirittura 16 punti per il buon Metropeolo. Quindi occhio, perché oggi si rischia di sforare nuovamente il trentello. Pronti a ripartire in quel di Miami, partita di fine gennaio, quindi si avvicina sia lo Star Game, ma si avvicinano anche i playoff eventuali, ovviamente, o fine di stagione, della nostra prima stagione. L'anno scorso abbiamo fatto addirittura le finals. Bravo Bogdan, si fa stampare da Westside, non so come possa essere fallo. Due rilievi per noi, cerchiamo di vincere questa partita. Bello, non me lo sprecare.
Mamma mia, raga, fare assist è impossibile quest'anno. Non segnano mai. Non segnano mai quando gliela passi tu. Come dovrei fare le triple doppie? Cioè, io ci metto tutto. Colpa mia. Oh, 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 si è addormentato. Non sbagliarlo. Bravo. Mezzo finger roll lì, eh. C'era qualcuno in angolo, ragazzi, ma questa non potevo passarla. 4-3-4-4. Arrivano adesso il nostro, i nostri 16° punto. In realtà, mi ero sbagliato, ne avevamo 14 all'intervallo. Ma chiaramente, schifo non fa. Qui potevo stopparlo. Ho sempre paura di far fallo. Ci cambiano dei tiri liberi di De'Aaron Fox. Entra in campo la nostra brutta figura. Controfigura, dicevo, Tyson Chandler. Rientriamo sotto di 9. Che due palle a 40 secondi dalla fine del terzo quarto. E diventa tosta a questo punto. Ma ancora fattibile, lo dico sempre perché io ci spero sempre. Ah, dammela, Diero. Mannaggia a te. Nope. Ma dai, ma dai, ma segna. E vabbè. Ma perché? Ci ha graziato, raga. Corri. Corri prima che arrivi Westside, l'uomo nero, drop step, sì, non serviva la finta, non serviva la finta, non l'ho premuta la finta, palla persa e vabbè. Corsa delle schiacciate 27 metro perlo, non ho capito, corsa delle schiacciate, forse gara delle schiacciate era, non ho capito quella grafica, se avete capito ditelo nei commenti. Siamo pure ghiacciati, timeout it, oh mio Dio. Bella, bella pallina di Randolph. Che bella collaborazione tra i lunghi. Mamma mia, che bella. 18 per metro perlo, 15 per James Johnson. Il paragone è sinceramente impietoso. Però così è, 18 e 10. Ed eravamo 14 e 8 all'intervallo, 7 forse. Oh, grazie tante. Mamma mia, 30% dal campo nel secondo tempo. Sono veramente avvilito, questa partita mi è sfuggita di mano nel giro di un secondo. Draghi si sta facendo a fette, nel vero senso della parola, di De'Aaron Fox. Proviamo a buttarci dentro, magari rubiamo un canestro così in virata. No, rubiamo un fallo, quarto di Ronnie Stars, nemmeno 14 la partita è andata. Arrotondiamo perlomeno le nostre statistiche se possibile. 3 su 3 liberi al momento, cerchiamo di mantenere il 100% almeno qui. Eccolo là, neanche finito di dire. Perfetto. Finisce qua, ragazzi, prestazione deludente, sconfitta ancora più deludente. D'altronde, se fai 70 punti in una partita NBA, con chi puoi sperare di vincere? Con nessuno. I Miami Heat, nonostante il record negativo, non sono una così brutta squadra, lo si vede anche dell'NBA reale. Comunque sono una squadra abbastanza competitiva. Perdiamo lo scontro diretto, direi, a favore suo, non da parte delle cifre, ma da parte del risultato della partita, che è chiaramente a favore di Whiteside. Non so veramente che dirvi, raga. Ok, ragazzi, eccoci qua dopo la partita. Prima di salutarci voglio un attimo riprovare, giusto perché mi sono impuntato a entrare dal barbiere. Vediamo se Shemmy c'è o no. Ditemi se magari vi è successa anche questa cosa a voi. C'è l'obiettivo, vai dal negozio del barbiere di Doc. E io ci andrei. Vediamo che succede in caso ci salutiamo. Va bene, niente Shemmy e quindi niente scena qui al barbiere. Non ce la vogliono fare, ma avete visto le altre per oggi comunque importanti. La partita non è stata bella, lo so, ma spero lasciate comunque un bel mi piace per il supporto, per la serie, per avere un prossimo episodio il prima possibile. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, i miei social li trovate qui sotto in descrizione e ci vediamo domani con un nuovo video, anzi forse stasera se l'ho scritto ma l'avrete già letto, alle 18 con Star Wars. Bella!